pronti, pronti, pronti. Buonasera a tutte e a tutti, benvenuti all'incontro dello spettacolo Assassinio nella Cattedrale con Monio Vadia, il nostro direttore generale del Teatro Abbado, Marianella Bargigli e tutta la compagnia dello spettacolo. La storia è scritta da uno dei più grandi poeti del Novecento, ma non solo, che è Eliot, ha vinto il premio Nobel per la letteratura nel 1948, ed è un dramma che tratta di un confronto tra potere e responsabilità della fede e della spiritualità, Moni. E quindi ti chiedo intanto di presentare il tuo personaggio, Thomas Becket, un personaggio che è l'arcivescovo che resiste alle lusinghe e alle minacce del potere. Thomas Becket è la figura di un uomo che viene dal basso e che per il suo talento e anche la sua simpatia umana stabilisce una relazione molto fertile con Re Enrico e riceve dal re, di cui è anche compagno di bisbocce, cioè loro da giovani si trovavano per bere, per l'allegria, però a un certo punto riceve prima l'incarico di cancelliere del regno e poi successivamente il re lo indica, perché la Chiesa gli attribuisca l'incarico di arcivescovo della Chiesa in Inghilterra. Tenete conto che siamo intorno all'anno 1100 e qualcosa, quindi 1170, non è avvenuta la scissione fra la Chiesa cattolica e quella che diventerà la Chiesa anglicana, che avverrà per opera di Enrico VIII, come tutti sappiamo, qui siamo Enrico II. E quindi è la Chiesa di Roma che detta le regole alla Chiesa inglese e Thomas Becket diventa rappresentante della Chiesa di Roma. Lui assume l'incarico, evidentemente da quello che noi capiamo dall'opera di Eliot, con estrema radicalità. Non lo fa tanto per farlo. Cioè, lui prende molto sul serio il suo incarico. Talmente sul serio che questo lo porta a confliggere con il potere del sovrano. Allora Enrico II non vuole esporsi evidentemente, ma manda tre baroni a cercare di convincere Becket a essere più duttile, a non essere così rigido nel suo incarico e facendogli capire che se lui si ammorbidisce potrà avere molti vantaggi, prebende, attenzioni. Non solo, gli viene anche ventilata l'ipotesi che lui potrebbe determinare, se fosse duttile, anche un rovesciamento della situazione politica. Ma Thomas Becket oppone a questi tentatori che lo lusingano e
gli propongono queste cose oppone il suo rigore. Se io non mi presto a nessuna cosa né di manovre né ad altre lusinghe, perché io sono l'arcivescovo d'Inghilterra. Dopo i tentatori, e i tentatori sono quattro, uno dei tentatori è interpretato da Marianella Bargilli ed è il tentatore più insidioso, quello che conosce le debolezze di Thomas Becket, ma lei sembra, lei lui, perché è con una grande cappa nera, per cui sembra capace di metterlo in crisi con le sue argomentazioni sibilline, fortemente seduttive e anche appunto con una conoscenza della, di certe caratteristiche di Thomas Becket, ma alla fine lui resiste anche a questa. E dopo avere opposto resistenza pronuncia una famosa omelia di cui pare ci sia testimonianza che lui l'abbia pronunciata in occasione della messa del giorno di Natale. E diciamo, finita questa omelia, il coro, c'è un coro di donne, oggi uno studente molto brillante mi faceva notare che Thomas Stearns Eliot ha attinto alle forme della cultura occidentale di cui lui era, che lui padroneggiava magistralmente, come non so quanti di voi abbiano letto o conoscano il suo poema The Wasteland, Terra Desolata, mostra, e quindi attinge anche alla forma del coro, in questo caso è rappresentato nella drammaturgia che ha voluto il regista Guglielmo Ferro, è un piccolo coro di tre donne ma svolge la funzione del coro. E dopodiché ai tentatori si sostituiscono, cioè vengono dopo i tentatori gli uomini del potere, il potere temporale, che lo minacciano. Dopo la tentazione la minaccia, cioè, ve la sintetizzo, farai una brutta fine se vai avanti così. Le loro minacce non scalfiscono minimamente Thomas Becket, che oppone le sue ragioni di uomo della Chiesa di Roma. E quindi dice anche ironicamente, perlomeno ironicamente l'ho inteso io, ai, come si chiamano questi uomini del potere proprio armato, dice: se avete qualcosa da dire sulla mia gestione, andate dal Papa, raccontatelo a lui. Cosa che questi ovviamente non si sentono di fare. Ma lo minacciano, stringono la loro minaccia fino a, chiaramente, a minacciarlo di morte. Ma Thomas Becket continua a resistere finché viene ucciso proprio nella sua cattedrale. E questa è la figura di Thomas Becket che io apprezzo e ammiro, perché è il rigore della responsabilità, una cosa che il nostro tempo quasi oramai non conosce più. Se voi considerate che un ministro della Repubblica ha potuto dire che gli hanno comprato una casa a sua insaputa, fate un po' conto, siamo messi noi, ma c'è anche di peggio. Allora, una società che non conosce queste fibre, questo rigore, è una società destinata a, come dire, sfarinarsi, perché non ha più pilastri su cui reggere il proprio senso e anche la propria
dimensione etica, noi l'abbiamo persa completamente da quello che appare. Oggi a me perlomeno, ma credo di non essere l'unico. Allora, gli uomini ci sono stati anche più vicino a noi, gli uomini che si sono comportati come Thomas Beckett, per esempio Nelson Mandela, per esempio Martin Luther King. E se volete, mutatis mutandis, una figura di questo genere è stato anche Ernesto Che Guevara. Non ha subito minacce Guevara, ma ha subito tentazioni, nel senso che lui ha vinto la rivoluzione a Cuba, è entrato vittorioso a Santa Clara, dopodiché si insedia il governo della rivoluzione cubana. Guevara viene nominato ministro dell'economia e poi governatore della Banco Nazionale di Cuba. Restano gli incantevoli biglietti da 3 pesos che tutti cercano a Cuba perché c'è la sua firma e Che Guevara firmava i biglietti di banca con uno svolazzo dove si legge C'è. Biglietti di banca con una firma simile non sono mai visti prima né dopo. Però Guevara aveva un compito, lui era un rivoluzionario ed era un condottiero rivoluzionario, per cui scrive una famosissima lettera a Fidel Castro, dice, querido Fidel, comincia caro Fidel, e spiega che lui non può rimanere a Cuba, perché lui ha un compito da portare a termine la rivoluzione in tutta l'America Latina, perlomeno, e se ne va. Avrebbe potuto avere importanza, perché se sei un ministro, sei un governatore della banca, e lui era già un eroe. Era stato iconizzato dalla leggendaria foto di Alberto Korda intitolata El Guerrigero Eroico. Per cui lui era già un'icona mondiale, se la sarebbe potuta godere parecchio. E invece è finito a morire in una schifosa giungla boliviana, sparato, ammazzato su un tavolaccio. In questo senso mi ha evocato l'elemento guevarista, cioè quegli uomini che non sono disposti a cedere al potere in nessuna delle forme che il potere si possa presentare. Il potere tenta sempre, alterna lusinghe a minacce. Se ottiene con le lusinghe bene, se non ottiene con le lusinghe, allora arrivano le minacce e poi arrivano anche i dati di fatto. Questo vale per qualsiasi tipo di istanza etico-spirituale nei confronti di qualsiasi potere, legittimo, fra virgolette, o clandestino. Prendete i sacerdoti come Don Pino Puglisi di fronte al potere della mafia. Prima l'hanno avvertito, gli hanno detto stai attento, e poi l'hanno ammazzato come un cane. Cito la parte cattolica, visto che stiamo parlando di un cattolico qui. O Monsignor Romero, assassinato delle squadracce della morte. Quindi sono quegli uomini che tengono ferma un'istanza etica non negoziabile per loro, non importa quali siano le conseguenze. E allora che credo, e qui finisco, credo che per questo fatto, io oggi sono stato con un gruppo di studenti del liceo Ariosto che fanno una radio della scuola con un blog, e abbiamo parlato, mi hanno intervistato e ho visto che a loro è piaciuto molto lo spettacolo. Questo mi ha dato un sentimento di grande sollievo rispetto a quello che è il paesaggio
politico, etico-politico del nostro paese. Cioè, questa pièce parla dei ragazzi di oggi. Sono quei ragazzi che credono che ci si debba battere per la giustizia, per i diritti sociali, ci si debba battere per i popoli oppressi, quelle cose lì. E loro riconoscono nella figura di Beckett in questa storia una figura interessante, perché la stagione dello studio del giovane che studia è una stagione unica nella vita di un essere umano, e spesso i giovani hanno motivazioni molto forti per impegnarsi, perché hanno energia, hanno intenzionalità e hanno anche, diciamo, non sono ancora entrati nel meccanismo di corruttela a cui il mondo in generale sottopone quelli che poi vengono sprezzantemente chiamati idealisti. E diciamo che nello spettacolo Assassino nella cattedrale c'è la figura poi di Marianella Bargigli, che diciamo cerca di convincere Beckett a non essere così fermo, una figura così fulgida come poi lui è stato. E quindi, tratteggiando il tuo personaggio, vuoi raccontarci come ti sei avvicinata a questa figura di tentatrice e se ti sei ispirata magari a qualcuno? Buonasera a tutti. Allora, è un'idea del registica. Il regista a un certo punto ha deciso che la coscienza, in qualche modo rappresentata dal quarto tentatore, doveva essere raccontata da una donna, semplicemente perché dal punto di vista registico le donne sono più, hanno delle capacità in più rispetto a questa azione. È una cosa curiosa, perché in realtà è come lavorare con una maschera, perché io ho una cappa addosso per cui non mi si vede, so che non mi si vede, ed è un lavoro da un punto di vista attoriale molto particolare, perché è come se tu recitassi con te stesso in qualche modo, ma è rivolto a questa figura che Moni ha raccontato e che racconta il protagonista dello spettacolo. Gli giriamo tutti intorno, è un'operazione culturale. Un testo che da tanto non si rappresentava, è debuttato all'Olimpico di Vicenza, un teatro importante. Quindi quando vai a fare una cosa che è molto lontana da quelle che sono le mie interpretazioni, ogni volta che mi succede una cosa così mi avvicino pensando al lavoro continuo. Francesco ieri sera, che è un altro tentatore, mi ha detto: hai fatto diverso. Effettivamente c'è talmente tanta materia in questo spettacolo, di parole, di forza del pensiero, che l'idea di lavorarci ogni sera è secondo me fondamentale come lavoro dell'attore, ma è anche molto interessante. La coscienza in questo caso esce fuori con la seduzione del pensiero, per cui quello che dico deve essere rivolto a lui in maniera seduttiva. È così che è stato montato. Poi faccio parte del coro, per cui c'è la terra, c'è la volontà, c'è la forza, il lavoro, la ragione di queste donne, e quindi mi diverto a fare questi passaggi. Questo è il mio percorso in questo spettacolo. Fai parte del coro insieme a Viola Lucio ed Emanuela Trovato, e anche a loro volevo chiedere, insomma, loro fanno parte del coro delle donne di Canterbury. Riagganciandoci a quello che diceva anche Moni prima, cosa possiamo dire ai tanti ragazzi che sono venuti a vedere lo spettacolo ieri pomeriggio? C'era una platea di soltanto studenti, e quelli che verranno anche stasera e domani, perché insomma ci sono tanti adolescenti. Vi do il mio microfono. Buonasera. C'è una parola ricorrente nella parte di coro che recito io, che è trascinato, in questo participio passato, trascinate. Siamo trascinate dal pericolo. L'uccello grida trascinato dalla tempesta, e anche il senso di sicurezza che ci trascina verso la cattedrale. Ecco, questa è stata per me una parola chiave che mi ha fatto entrare dentro
questo trio è che dà a noi il senso di non contare nulla, quasi come una goccia nel mare in tempesta, che si lascia portare in questi eventi, ti si lascia portare dal senso di angoscia, di presagio, nessuno le ascolta, poi seguono la vicenda nel, anche quasi nel tradimento del, ovviamente di Beckett, e poi si pentono. Ecco, il messaggio che mi viene in questo momento verso i giovani, ma non soltanto verso i giovani, è proprio quello di non lasciarci trascinare, ma di restare comunque, anche se dentro l'occhio del ciclone, coscienti, vigili, svegli. E, anche a Viola chiedo, insomma, come hai preparato il personaggio. C'è stato un momento per me impressionante in cui voi cantate e parlate all'unisono, ma due cose completamente diverse, insomma, è molto d'impatto. E quindi, ecco, chiedo anche a te come hai preparato questo personaggio e con che spirito affronti lo spettacolo. Allora, salve. Io non avevo mai affrontato un coro e devo dire che è un'esperienza particolare, perché bisogna trovare la propria identità all'interno di un organismo che deve andare insieme. Quindi io mi sono fatta la costruzione psicologica del personaggio con quelle frasi che ho, perché noi in effetti noi non portiamo l'azione, noi siamo solamente testimoni, quindi è anche difficile, secondo me, da recitare, e però appunto dobbiamo andare insieme. E quindi sì, ognuna si è costruita il proprio carattere, anche volendo, e cercando anche di cambiare ogni sera, secondo me. E sì, poi riguardo alla domanda che hai fatto prima, secondo me in un mondo in cui noi siamo eccessivamente stimolati adesso, io la chiamo sindrome da Netflix, perché di qualsiasi cosa hai tantissime scelte, e hai la possibilità di essere distratto in continuazione, e se devi affrontare qualcosa puoi non farlo, perché tanto c'è qualcos'altro immediatamente dopo che ti può portare via la testa. Andare a teatro e vedere la storia di un personaggio che ricerca la verità a qualsiasi costo, anche a costo della vita, e che sceglie di affrontare la più grande di tutte le prove, per me è emozionante vedere anche come questa cosa si rispecchia nei giovani. Ecco, si potrebbe essere, Moni, una figura contemporanea vivente che rispecchia quella di Thomas Beckett? Ma diciamo è un po' presa alla larga, però una figura consimile potrebbe essere Papa Francesco. Papa Francesco, diciamo, secondo me, è un'opinione, secondo me metà della curia romana lo farebbe volentieri fuori. Perché Papa Francesco ha una caratteristica, è paradossale che io dica questa cosa, ma a me è evidente: Papa Francesco ha anteposto il suo essere cristiano al suo essere cattolico. Nel senso che lui è uscito dalle ritualità della gerarchia, che anche formalmente, non so se voi abbiate saputo, che quando lui è stato eletto Papa, e volevano che si mettesse la stola che porta il Papa, e lui ha detto al cardinale cerimoniere: se la metta lei, il cardinale di Rio è finito. Cioè ha cominciato subito col dire: qua non siamo una mascherata.
è sempre stato il rituale, è stato addirittura accusato di blasfemia da alcuni teologi, perché lui ha messo davanti ai suoi, diciamo alla sua responsabilità, a mio parere, la sua responsabilità di cristiano. Non a caso ha scelto il nome Francesco, che nessun pontefice aveva osato scegliere. Francesco è il santo della povertà. Francesco è il santo che aliena i beni a favore dei poveri. E questo significa prendere delle posizioni che non sono state molto gradite. Non mi ricordo quale fosse il cardinale, adesso non mi sfugge il nome, ho difficoltà con i nomi, che aveva a Bertone, sì. Cardinale Bertone aveva un appartamento di 600 metri quadri. Ora, un uomo di Dio non dovrebbe avere bisogno di un appartamento del genere. E gli è stato fatto togliere. Allora, abituati a ritualità, a vantaggi, a condizioni anche di sfarzo, arriva questo Papa che intanto sceglie di andare a vivere fuori dal Vaticano, perché non ha nessuna voglia di stare dentro questa ritualità. Io sono sicuro che a tanta gente piacerebbe che qualcuno lo facesse fuori, cattolici, non sto parlando di gente in generale. E allora questo lo pone in qualche modo vicino a in qualche modo risuonare con Thomas Becket. Io ho fatto anche una lettura di spettacolo della sua enciclica Laudato Si, e questa è un'enciclica centrata fondamentalmente, anche se ci sono i riferimenti al cattolicesimo, ai papi precedenti, insomma, un papa è un papa, non è che voglio dire. Allora, però tutta l'enciclica è incentrata sui temi sociali, ecologici, giustizia sociale, è tutto lì proprio, è mirato a una visione del cristianesimo radicalmente vicina al popolo dei poveri, degli ultimi, dei sofferenti. E insomma, è un papa che viene dal Sud America. E in Sud America una parte del clero ha svolto funzioni deflagranti proprio sul piano dell'atteggiamento nei confronti del potere. Monsignor Helder Camara, arcivescovo di Recife in Brasile, per esempio, era solito dire: che strano, quando do da mangiare ai poveri mi chiamano santo, quando combatto la povertà mi chiamano comunista. Ecco, allora se invece di accettare i poveri e soccorrere una parte, perché poi non li riesce a soccorrere tutti, neanche se è la Chiesa Cattolica, e invece dire che la povertà va bandita dall'orizzonte umano, è una cosa rivoluzionaria a suo modo. Io credo, non so, queste ve le riferisco, sono parole non mie, ma di Carlin Petrini, il grande guru di Slow Food. Ecco, allora, Papa Francesco gli ha telefonato una sera, ha telefonato lui a casa di Carlin Petrini, dicendo: buonasera, sono Papa Francesco. Carlin Petrini ha pensato prima che fosse uno scherzo, ma poi si è reso conto che era lui. E vabbè, delle tante cose che Papa Francesco gli ha detto: ma sa, il Vaticano è una corte. Metà della corte ti avvelenerebbe volentieri. Le corti. Allora ecco, mi sembra giusto, per rendere anche omaggio a questo straordinario Papa, a questa figura così singolare,
Sì, ecco, c'è una linea nel mondo cristiano e cattolico di quei preti, sacerdoti di vario livello che hanno perseguito la coerenza con il grande insegnamento cristiano, anche dei, anche diciamo delle, dei gruppi interi, come per esempio i Comboniani. I Comboniani fanno parte della Chiesa Cattolica, ma Alex Zanotelli è proprio il prototipo del rivoluzionario, non so come dire, più rivoluzionario di lui, io non ne ho conosciuti. E però fanno parte della Chiesa Cattolica, hanno preso il messaggio evangelico sul serio. E questo, mutatis mutandis, è quello che fa Thomas Becket. Io gli ordini li prendo dal Padre Eterno, non dal Re d'Inghilterra. Ecco, questo è un po' pericolosissimo, pericolosissimo. Va bene. E i sacerdoti che abbiamo qui con noi invece sono Pietro Barbaro e Plinio Milazzo. E mi incuriosiva quello che diceva prima anche Marianella, cioè della sfumatura diversa ogni sera che ritrovate nei personaggi, anche per voi è così? Buonasera, buonasera a tutti. Io mi fermerei semplicemente ad un'analisi molto più terra terra, non ho le competenze politiche e sociali del nostro grande guru Moni. sapevo di provocarlo. Devo dirvi una malevolenza, eh? Quel signore lì che fa l'attore, in altri tempi ha fatto il prete, sappiatelo. Vabbè, sono cose che risalgono a 50-60 anni fa. E allora, io metterei il punto su due aspetti fondamentali che sono quelli dell'autore di cui abbiamo parlato poco, che è un cattolico ed un contemporaneo, e quelli della linea registica, che è quella di Guglielmo Ferro. Non so quanti di voi hanno visto l'edizione degli anni, i primi anni 60, che fu fatta nella RAI di quest'opera, che ormai risulterebbe inguardabile oggi, guardandola oggi. Lui la prima cosa che ha detto, parlo del regista, è stata quella: io voglio vedere lacrime e sangue. Cioè a dire, ha riportato tutto il discorso della scrittura del testo, che non dimentichiamolo è tutto in poesia, l'ha riportata alla sua naturalezza e alla sua essenza, che è lacrime e sangue, liberandola dall'ampollosità, dal recitare di maniera, rendendo vivi questi personaggi. Nella nostra fattispecie, i tre collaboratori dell'arcivescovo che rappresentano il clero povero di allora, perché non esisteva il cardinale di cui faceva menzione Moni, la loro prima paura è quella di salvare la pelle, subito. Quindi appena loro capiscono che c'è pericolo, non vogliono fare altro che scappare via. Mentre, riprendendoli severamente, l'arcivescovo dice: fermi, non vi muovete, la Chiesa si salverà, saprà come salvarsi. La Chiesa non può essere che aperta anche ai propri nemici. Non è il legno o la roccia che salverà la Chiesa. Il legno e la roccia si perdono, si consumano nel tempo. La Chiesa rimarrà. E questo è uno degli aspetti fondamentali. Un altro aspetto fondamentale, secondo me, chiaramente, è una mia opinione, è nella omelia della notte di Natale, quando l'arcivescovo dal pulpito dice che i santi non sono fatti a caso, i martiri non avvengono per caso, è tutto un disegno di Dio.
E chi è martire non è martire per propria volontà, perché annulla la propria volontà nella volontà di Dio. Di conseguenza non ha neanche interesse ad avere gloria nel martirio. Questo è, secondo me, l'essenza del romanzo. La storia della diatriba fra il potere temporale e il potere spirituale è solo una scusa che Eliot adopera, raccontando la storia vera, per arrivare a dare quello che è il suo pensiero su quello che è l'uomo, sull'essenza dell'uomo e sulla sua spiritualità. Si può anche non essere d'accordo, siete liberi di farlo, diverrete miei nemici. Vabbè, un applauso spontaneo, perché sennò non continuo. Vabbè, abbiamo detto tutto, quindi hai spoilerato tutte cose. L'assassino nella cattedrale comunque non è il maggiordomo, quindi passiamo direttamente ai congiurati. Grazie. Applauso spontaneo. No. Chiediamo tra il pubblico chi ha già visto lo spettacolo ieri sera. Qualcuno l'ha già visto? No. Però avete qualche domanda da fare agli attori? Così gli ultimi 10 minuti ce li teniamo per le curiosità. Beh, e i commenti. Tentatori. Ci sono i tentatori ancora? Sì, certo. Gattivori. Gattivori. Sono i sicari. Esatto, anche. Te l'ha detto il regista, sei cattivo degli. Ma io non so aspetta, se riuscirò a dire cose intelligenti. No, perché è la prima volta che commetto un assassinio. E poi è un assassinio di qualità che si chiama Monio Vadia. Quindi questo... L'hai già ammazzato una ventina di volte. Una ventina di volte, ancora qualche altro assassino, quindi per me in effetti, dopo qualche annetto di teatro, diciamo che commettono un assassino ed è stata una verifica molto importante, perché finalmente ho tirato fuori la mia parte cattiva e quindi non commetterò assassini nella realtà. Tutto qui. Anche per voi è così, anche per voi è stato catartico questo ruolo. Poi siamo tre pelati. Ciao, buonasera a tutti. Rappresento la giovinezza qualche anno fa, però rispetto a loro sono nettamente più giovane. No, la tentazione della giovinezza e quindi il vigore della giovinezza materializzata in questo tentatore, che secondo me è quello che non riesce tanto a convincere Thomas Beckett, perché rappresenta il tempo passato, quando Thomas Beckett era riconciliato col re, era cancelliere, tutto andava bene, quindi mi materializzo cercando di fargli capire tutto può tornare come prima, tutto. L'uomo disprezzerà ciò che non ama se si ripresenta il passato nuovamente, e invece non attecchisce in nulla e mi manda a quel paese. Però la tentazione diventa anche minaccia, non è soltanto nella comparsa del cavaliere successivo, siamo tre tentatori, tre cavalieri, lo avvertiamo, ti stiamo tentando. E allora ti lascerò al tuo destino. Il destino qual è? In questo ammonimento c'è anche la minaccia e poi l'esecuzione. Secondo me accoltella meglio lui. Prego. Ma io davvero non ho molto da dire, se non che augurarvi un buono spettacolo. Lo vedrete stasera? Bene. Peccato che non c'è nessuno che l'abbia già visto, che poteva essere interessante invece qualche domanda. I microfoni. Essendo assassini, noi non possiamo dire molto. E poi, secondo me, non è neanche No. Spoilerare troppo lo spettacolo. Chiaro. Vi facciamo perdere. Già abbiamo detto di stanza. No? Muore, sicuro muore. Lo facciamo morire. Sì. Volevi chiedere qualcosa? No, volevo sapere se ci fossero curiosità da parte del pubblico, ma se non ci sono, li invitiamo a vedere lo spettacolo stasera alle 20:30 o domani pomeriggio alle 16:00. Mi sembra un ottimo
invito. Certo, quel microfono. Prego. Io vorrei concludere ringraziandovi. Ho un sogno, io personalmente, che in una delle ultime repliche, magari l'ultima replica di questa fortunata tournée, l'arcivescovo prenda a calci tutti i suoi assassini e tentatori. Così rivoluzioniamo il finale. Grazie di cuore, credo possiamo considerare chiuso questo nostro incontro e speriamo una prossima volta. Grazie.